In tempi non sospetti, cioè dall'inizio della sua esistenza, Fratelli d'Italia ha nel programma l'aumento delle spese militari. E sapete perché? Perché quello che noi spendiamo in difesa è il prezzo della nostra libertà, è il costo che ha riuscire a difendere i nostri interessi a livello internazionale. Noi sappiamo che la deterrenza della forza militare è la più efficace delle diplomazie e sappiamo, signori, mi dispiace, che vogliamo essere alleati, non sudditi, ma essere alleati e non sudditi ha un costo. E però voglio dire anche un'altra cosa su questo, diciamo, macro tema. Voglio dire che con la stessa fermezza con la quale noi abbiamo invitato il governo italiano a dimostrarsi leale con i suoi alleati, e beh, oggi vogliamo chiedere ai nostri alleati di dimostrarsi solidali con l'Italia. Perché parliamoci chiaro, in questa crisi c'è chi pagherà di più, c'è chi pagherà di meno, c'è perfino chi potrebbe guadagnarci. E allora noi continuiamo a chiedere con forza un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni. E crediamo che a quel fondo debba partecipare l'Occidente nel suo complesso, perché sarò franca anche qui, beh, non mi sta bene sentir dire al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che le sanzioni saranno devastanti ma avranno un impatto minimo sugli americani. Beh, qui da noi, Presidente Biden, l'impatto sarà massimo e allora è il caso che ci si distribuiscano oneri e onori, perché non faremo i muli da soma delle